Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se vedi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre si va a dare sempre un passo in più. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è l'after patch, ragazzi, per passare i cerchi di Venice su qualunque veicolo. Vi dico subito dal principio che è un pochino laborioso, quindi per chi non ha pazienza lasci perdere subito. Non è difficile, è laborioso, non è difficile, ho detto semplicemente che è laborioso. Quindi per fare questo glitch la prima cosa che dobbiamo fare è andare sul sito Bennis Original e comprare un'auto. Adesso andremo a vedere quale auto. Quest'auto, ragazzi, ci servirà come base per passare tutte le nostre modifiche, quelle che noi vorremmo fare, agli altri veicoli. E quest'auto, insieme a alle auto che avremo nell'Arena War, ci aiuterà a passare le modifiche. Adesso andremo a vedere con più calma, comunque ve lo spiegherò con più calma. Quindi andiamo a mettere l'auto dentro l'Arena War. Io qui già l'avevo comprata per provare il glitch se andava, però la andiamo a ricomprare in maniera tale da capire bene come funziona il glitch. Quindi abbiamo comprato la Faction Custom e adesso dobbiamo andare nella storia. Però scusate ragazzi, qui sono andato un pochino avanti. Prima di andare nella storia, ragazzi, che dovete fare? Dovete andare rientro, menu interazione, rientro, e mettete come ultima posizione respawn nel bunker. Quindi ovviamente per respawnare nel bunker, non mi chiedete perché non posso mettere spawn al bunker, perché non avete l'alloggio. Quindi per respawnare nel bunker dovete avere l'alloggio, altrimenti non potete fare glitch. Dovete avere l'alloggio al bunker. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Una volta che avete fatto il tutto, salvate, aspettate che vi salva il tutto e andate nella storia, uscite e andate in modalità storia, aspettate tutti quanti cazzo dei caricamenti che a me, io qui ho pure velocizzato, raga, e per fortuna che ho velocizzato, e ritorniamo in sessione solo inviti. Io lo faccio in sessione solo inviti, ragazzi, perché è più comodo. Quindi una volta che siete respawnati al bunker, l'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è uscire dal bunker e chiamare un buzzard e recarvi alla vostra arena war. Non mettete respawn da altre parti perché non funziona, quindi non domandate se io metto respawn lì, no, non serve, lo dovete mettere al bunker. E soprattutto non vi teletrasportate di nessuna forma. L'unica cosa che dovete fare quando uscite dal bunker è prendere un buzzard e recarvi alla vostra arena. Basta, solamente questo dovete fare, perché se fate qualcos'altro tipo teletrasportarvi con le attività, il bug si annulla e va via tender culo, non riuscite a far glitch. Quindi detto questo, passiamo ai prossimi passi. Mo io intanto qui prendo l'elicotterino, facciamo un piccolo tagliettino, ragazzi, e ci ritroviamo all'Arena War.
Ora qui all'Arena War, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire sulla faction e entrare dentro l'officina. Una volta che saremo dentro l'officina andremo a fare la prima modifica, però adesso andiamo ad entrare. Quindi anche qui, ragazzi, ci serviranno dei soldi che spenderemo una volta sola. E badate bene, quest'auto deve rimanere sempre sì o sì dentro l'arena, perché altrimenti perderemo la possibilità di poter fare le modifiche. Quindi a questo punto, una volta modificata l'auto, scendiamo dal veicolo, risaliamo sul veicolo, andiamo in un'attività di queste buggate che vi lascerò in descrizione. Io ho questa, però ve ne lascerò qualcuna in descrizione. Quando siete qui, ragazzi, dovete cliccare freccia sinistra e X e dovete vedere l'animazione che sta uscendo dal garage. Se non vedete l'animazione, vuol dire che non sta funzionando. Quindi a questo punto, ragazzi, come avete potuto notare, l'animazione non c'era, e andiamo a ripetere il glitch. Ve l'ho lasciato integrale in maniera tale che vi rendiate conto. Freccia sinistra e X, come avete visto ha fatto un piccolo flash come se ci fosse stata l'animazione per uscire, quindi il glitch sta funzionando. Premete X, accettate tutti i messaggi, perché è l'unica cosa che potete fare, ragazzi, non potete fare altro. Quindi a questo punto, ragazzi, dovete fare il passo successivo. Il passo successivo, ragazzi, qual è? Avere un'auto che abbia delle modifiche custom da poter passare alla nostra faction che abbiamo appena lasciato in garage. Quindi io in questo caso avevo questa LG Retro Custom con qualche modifica fatta alla cazzo di cane e ho usato questa. Quindi quando saremo qui, ragazzi, saremo un po' buggati, come state vedendo, e dovremo cercare di far bloccare l'auto in maniera non proprio qui dove l'ho messa io. Non è che l'ho messa io, ragazzi, qui ce l'ha messa il gioco, però in una maniera da lasciare la piazzola sgombra, ragazzi, perché queste due auto serviranno per andarne a modificare una terza. Quindi a questo punto, ragazzi, passiamo per la prima volta le modifiche alla faction, che d'ora in avanti sarà questa la nostra autoguida, quella che ci aiuterà a modificare tutte le modifiche. Per passare le modifiche alla faction, a questo punto dobbiamo fare lo stesso procedimento, ragazzi. Quindi prima di fare il tutto salviamo le modifiche che abbiamo sulla Retro Custom, e andiamo sulla Retro Custom e cambiamo anche una cazzata. Cambiamo un freno, un faro, una freccia, non lo so, le frecce non si cambiano, però una cazzata, ragazzi, dovete cambiare solo una cazzata. Quindi una volta fatto ciò, risalite sulla vostra faction, che è quella che deve prendere le modifiche, e qui andate a premere il tasto option. Fate attenzione, ragazzi, a me è successo, non premete mai le freccette, ma usate semplicemente i tasti e l'analogico. Quindi andate a nuovamente sull'attività e qui andate a premere freccia sinistra e X, ragazzi. Accettate tutti quanti i messaggi, ritornerete, come vedete non c'è stata l'animazione, ragazzi, anche questo ve l'ho lasciato intenzionalmente, non c'è stata l'animazione. Se vedete che non c'è l'animazione, non scendete assolutamente dal veicolo, perché potrebbe sparire. A me è successo svariate volte, però fate voi, insomma, quando avete fatto questo bug, dopo che avete fatto questo bug, non scendete dal veicolo, rimanete sul veicolo, perché tanto dovete solo rifare il bug. E come vedete, nel secondo tentativo, ragazzi, l'animazione c'era e l'auto si è modificata. A questo punto, ragazzi, l'unica cosa che ci resta da fare è salvare un piccolo particolare sull'auto. Cambiamo qualcosa e abbiamo la nostra base, come se fosse un magic slot, almeno fino a quando funzionerà il glitch,
abbiamo la nostra base per modificare tutte le altre auto che vogliamo modificare. Quindi quest'auto dovrà stare sempre nell'Arena War, come la LG Retro Custom dovrà stare sempre nell'Arena War. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Io qui, ragazzi, farò le modifiche semplicemente a quest'auto e poi vi farò vedere. Allora, io qui, ragazzi, ho fatto delle modifiche che adesso andrò a portare su una terza auto, che è quella che andremo a modificare alla fine, perché questa faction ci servirà, come ho già detto, come base. Da qui noi potremo impostare tutti i nostri cerchi, tutte le nostre modifiche, che poi tutte le nostre modifiche, ragazzi, sono solamente i cerchi di Venus. Potremo metterci a striscia, senza striscia, il cerchio lega dorato e cazzi e mazzi, insomma non è che si può mettere chissà che, perché tanto alla fine le modifiche si possono mettere comunque sulle auto. Non è che se io modifico un azzentorno con queste modifiche qui l'azzentorno diventa chissà cosa. Quindi, ragazzi, una volta che siete qui, che avete fatto le vostre modifiche, scendete nuovamente dal veicolo, risalite sul veicolo e rifate la stessa cosa. Andate nell'attività, come avete visto ha fatto l'animazione. Ragazzi, premete continuamente la freccia destra, spammatela, la freccia sinistra, scusatemi, spammatela in maniera che la prenda il gioco, perché a volte succede che non la prenda se la premete, non so, una volta sola, insomma. Quindi a questo punto l'auto è salvata, ragazzi. Mi raccomando, anche per questo passaggio non scendete mai se non vi riesce, perché come ho già detto potrebbe sparirvi l'auto e dovreste ricominciare tutto da capo. Io qui adesso, ragazzi, non sapevo che macchina modificare, perché non avevo auto, diciamo, da modificare, e ho preso una Easy Combo di quelle che avevo pubblicato nel video precedente e ho fatto le modifiche. Ci ho perso di modifiche, però non me ne è fregato un cazzo, ragazzi, era solo per farvi vedere come funziona il glitch. Come ho già detto è un po' laborioso, però se seguite alla lettera tutto quello che vi ho detto funziona perfettamente. Quindi a questo punto, ragazzi, qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente scendere dal veicolo e salire sulla faction, cambiare un piccolo particolare, non so, cambiare i cerchi, cambiare quello che volete. Io adesso qui mi ero perso un pochettino, diciamo, mentre che stavo facendo il video, perché non sapevo quale modifiche sarebbero passate, quale non sarebbero passate, e quindi stavo cercando, ma comunque sia, più o meno le modifiche passano tutte, ragazzi. Quelle che non passano, non passano. Però a noi la cosa fondamentale è che passi e che ci interessa sono i cerchi. Quindi a questo punto, come ho già detto, mettiamo un cerchio, scendiamo nuovamente dal veicolo e andremo a salire sulla nostra Easy, sull'auto che andremo a modificare. Allora, se voi avete più auto nell'arena, le potete modificare tutte insieme tenendo quelle due auto che sono lì, ma adesso vi spiegherò meglio. Quindi a questo punto andiamo a rifare nuovamente il giochino dell'attività e andiamo a premere nuovamente freccia sinistra e X. Se vedete che vi fa l'animazione, come in questo caso, vuol dire che il glitch sta riuscendo perfettamente. Accettate tutti quanti i messaggi e avete il vostro clone, la vostra modifica, scusate ragazzi. Qui per salvare l'unica cosa che dovete fare è uscire dall'arena, però se uscirete dall'arena le due auto che sono lì buggate si sbuggeranno e dovrete rifare il procedimento da capo. Se invece avete più auto, prendete e fatele di continuo. Io adesso ne ho fatta semplicemente una, però avete visto come si possono fare di continuo. Fatele di continuo, dopodiché uscite con un'auto dall'arena e fate il tutto.
Però comunque sia, se voi lasciate la faction dentro l'arena, ragazzi, ogni volta vi basterà semplicemente spawnare al bunker, tornare nell'arena, fare il cazzo che dovete fare, insomma, quello che vi ho fatto vedere nel video. Non lo dovete fare tutte le volte, non dovete comprare tutte le volte la faction, la dovete comprare semplicemente una volta, e tutte le altre volte che state cercando di portare dei cerchi su altre auto, dovete semplicemente modificare un particolare della faction e basta, e ripetere tutto il procedimento che avete visto nel video. Spero di essere stato il più chiaro possibile, spero di non avervelo incasinato il glitch, di avervelo spiegato nella maniera più chiara possibile, spero che vi sia utile e che apprezziate il gesto, anche perché è un video abbastanza lungo e mi è costato un pochino farlo. Ringrazio Centurion della collaborazione, che ci siamo seguiti a vicenda su alcuni passaggi di questo glitch. Detto questo, il Team Glitch vi saluta, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao belli. See.